Il caldo di questi giorni e 34 gradi registrati questo pomeriggio a Sarzana non hanno scoraggiato il poliziotto in congedo Giuliano Maltempi della sezione di Pesaro, che in anticipo rispetto all'orario stabilito alle 17.45 ha fatto ingresso nella cittadina lunigianese da Porta Romana. E fin qui nulla di strano, ma il suo arrivo in Liguria avviene da lontano. Partito il 23 giugno da Canterbury, ha percorso sino a qua tutta la via Francigena, oltre 1800 km, e poi proseguirà il suo viaggio cammino sino a Roma, termine del sentiero, per un totale di 2200 km. Accolta a Sarzana da Polizia di Stato, associazioni veterane della stessa polizia e istituzioni, dapprima ha fatto ingresso nella cattedrale di Santa Maria Assunta per un momento di preghiera e riflessione. Dopodiché è stato ricevuto dall'amministrazione comunale a Palazzo Civico per un saluto di benvenuto e per augurare il proseguo del cammino. L'ex poliziotto non è nuovo a simili imprese, l'anno scorso ne ha compiuti 3000 km da Fano a Santiago di Compostela. Pellegrino per la pace si piace definirsi, come il significato del suo cammino. Questo è un messaggio che voglio portare, portando i colori dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di cui faccio parte e sono socio. Abbiamo pensato con la sezione di Pesaro e con la sezione dell'approvazione del Consiglio Nazionale dell'Associazione di portare questo messaggio di pace da Canterbury fino a Roma. Sono contento molto dell'accoglienza che ho ricevuto qua a Sarzana. E per me è una grande emozione vedere i colleghi, ex colleghi che vengono a ricevermi quando arrivo nella mia sede di tappa. Si inizia la mattina, si va dove il sentiero porta, in questo caso la via di Sigerico, via Francigena. Dopodiché si vive il momento, come dico io, perché neanche la giornata, perché in ogni momento può succedere di tutto. Le tappe dure ci sono di più, dunque sono quelle più in montagna, tipo quella di oggi che da Aulla arriva fino qua. Ci sono delle asperità abbastanza importanti su sentieri abbastanza irti. Poi c'è stato il Col del Gran San Bernardo, c'è stata la Francia, infine c'è stata la pianura padana, che sembra tanto facile, però fare da Vercelli fino a Piacenza al mese d'agosto con 40 e passa gradi non è semplice. Ecco, la via Francigena attraversa più paesi e quindi collega più paesi. Sì, collega diciamo un sacco di paesi. Quindi anche paesaggi diversi, situazioni diverse, gente diversa, tradizioni diverse. Collega tutto però. Sì, collega tutto. Quello che voglio dire io è che sulla via si trova sempre gente che ti dà una mano, che ti fa sentire a casa, e questo per noi è importante, che quando tipo oggi ti riceve con un sorriso, che per il pellegrino la cosa più importante è arrivare e avere un sorriso. L'arrivo a Roma è previsto per metà settembre. Buon viaggio!